Take a look around Laredo. Oh, qua giù c'è un'icona di soldi. Questo chi è? Oh? Ah, per comprare proiettili. Ok, arsenale. Spingi due volte. Vediamo un po'. C'ho 36 dollari. No money. C'ho 36 dollari. Forse saranno cumulativi, cioè tutti quelli che ho raccolto. Oh. Vediamo un po'. Questo forse è lo sceriffo, eh. Mettiamoci il coltello. Guadagnare un po' di dollari. Basta solo che tu uccidi una coppia di banditi. Ti interessa? Ti interessa? No, per il momento no. Per il momento no, non lo so. Sì, va bene, dai. Magari fa parte del... Oddio, questo è il bandito? Sì. Proviamo un po' dalla finestra. Sì, preso. Sì. Ok, ricarichiamo. Santa Trinità degli uomini morti. Ricarichiamo. Penso ce ne siano altri, laggiù. Piano, per carità. Piano, per carità. Get. Ok, ho trovato abbastanza soldi per la tequila. Ok, ce n'è un altro lì, eh. Chissà se col coltello ce la faccio. Sì, ce l'ho fatta. No! No! Ok, si può fare però, eh. Si può fare alla grande. Proviamo un po' col coltello. Sì. Il problema è che ogni tanto ti cecchina quello che sta dentro magari l'edificio. Non ho più. Mamma mia, non c'avevo più proiettili. Non lo so come abbiamo fatto a cavarcela. Ti riprendiamo sempre tutte le solite cose. Perché... Oh. Whatever. Sì. Stay down. Qui si è aperta la porta. Eccolo. Sì. No! Ma da dove è venuto? Oh. Oh. Paura. Uno l'ho visto, eh? Ho visto muovere il revolver, eh. Ti prego, vieni giù. Ti prego. Dov'eri? Avevo visto muovere il revolver, proprio ero sicuro. Guardate il topo che sta mangiando il cowboy. Eccolo, eccolo il tesoro. Mi è sembrato però di vedere un gatto, no? Diverto. Ok, open. Move on. Sotto ce ne sono altri, eh. Move on. Ah, ci fa ritornare, eh. Vabbè, andiamo avanti, dai, per la nostra strada. Tu che dici? E infatti sono aumentati i bugs. Ah, devi trovarti i proiettili per conto tuo. Ok, va bene. Oh, lì ce n'è uno, eh. Infatti io avevo cambiato il cappello, eh. Attenzione. Ah, questi non me li fa cecchina, quindi ci si parla. Ok, è Sergio. I miei complimenti, Sir. Cosa? Sembri una persona che sa come si lavora duro. E io proprio del lavoro per te. Strano. Ti stai sbagliando, non sto cercando di guadagnarmi un po' di miseri dollari scaricando le casse di qualcun altro. Sarebbe un grande sbaglio non ascoltare la mia proposta. Conosco la posizione di dove sono ubicate le Gatling Guns dello sceriffo. Significa che lo sceriffo non ha mai chiesto a nessuno aiuto. Significa anche che quel posto è veramente ultra sorvegliato, no? Più della figlia dello sceriffo. Precisamente. Ecco a cosa io voglio che tu presti attenzione. Ok, il laboratorio dello sceriffo fa uscire consegne soltanto una volta al mese. Una di queste consegne potrebbe essere tua. Sono sicuro che tu sei ben consapevole quanto possa essere utile. Ci penserò sopra, Gringo. Lui ha una grossa faccia sui manifesti. Eh già. Allora, andiamo dal barbiere. Attenzione, eh. Stiamo facendo, cioè, giri sull'Laredo. Stiamo scoprendo. Ok, non si... Siamo in pace finora, perché grazie al sotterfugio della finta morte non ci sta attaccando nessuno. Ok, Birdman. Ciao e benvenuto dal barbiere. Il mio nome è Benito, ma i locali mi chiamano Birdman. Sembra un po' vuoto qui. La sua espressione cambia in maniera seria. Quel bastardo dello sceriffo ha sparso voce che chiunque visita il barbiere... Insomma, gli faranno lo scalpo a chiunque visiterà il barbiere.
Quel bastardo dello sceriffo ha sparso voce che chiunque verrà dal barbiere finirà per avere uno scalpo. Che bastardo. Fammi capire, ti rifiuti di pagare le tasse dello sceriffo locale? Carino, vuoi un taglio di capelli? Io? No, io sto solo girando a zonzo. La voce da fuori. Oddio, arriva lo sceriffo. Lo sceriffo ha perso la pazienza. È qui fuori, ragazzi, preannuncia duello all'ultimo colpo. Oh, non penso che loro siano qui per un taglio di capelli. Conosci, sai come sparare? Sì, ma. Ok, la pistola è nel magazzino. La pistola è nello sgabuzzino con le munizioni. Prendine quante ne hai bisogno e affronta i bastardi. Io prenderò la porta sul retro. Frocione, giusto in tempo. No, 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 questa è veloce, come cosa? Questa è molto veloce. Tieni un altro, carica. Devo essere veloce a ricaricare. Ok, quello che arriva un altro, wow. Ce ne sono ancora? Sì. Wow. Perso anche un po' di sangue addirittura. Ok. 9 colpi sono rimasti. Oddio, c'è anche lui fuori. Wow, ci prende, eh. Ci prende proprio alla grande. E dietro ai tavoli? Sceriffo di merda. Ben fatto, messicano. Oddio, pensavo mi avesse ucciso. Avevo visto che stava ricaricando, ma non. Quando ho visto la sfumatura bianca. Ben fatto, messicano. Sì, l'ho fatto abbastanza bene. Ti voglio ringraziare ufficialmente e ti offrirò una fornitura a vita di tagli di capelli gratis, ok? Non voglio sembrare. Non voglio sembrare irrispettoso o poco grato, ma io non. Questo non è in discussione, siediti, oddio, adesso ci fai i capelli? Bene, se tu insisti, accetta, messicano. Beh, non sembra male. Forse se vivo abbastanza, mi fermerò qui di nuovo. Ok, ci ha fatti i capelli, ce l'ha fatti bene. Quindi non c'è pericolo di scalpo. Cerchiamo. Intanto svuotiamolo, no? Anche il barbiere. Ci avrà pettini, credo, lozioni. Benissimo. Che armi ho? Cioè, non ho armi? Non ho armi, ho solo il coltello? Ho solo il coltello. Ok, abbiamo fatto il giro di Laredo, l'abbiamo esplorata. Quindi torniamo indietro alla piazza. Questa è la piazza principale di Laredo, ok. Peccato che non abbiamo pistolette. Ok, qui non vedo pistole, niente, eh. Ok, un pugno di dollari in più. Wow. Non a caso, questo fumettino, no? Quello che ha detto il nostro messicano. Ok, cosa stai cercando? Ma perché questo lo posso. Niente, che sto cercando? Ah, dove bere? Sta guardando solennemente da dietro la sua bottiglia. Ok, cibo locale. Sa di merda. Ok, buona sapersi, ne prendiamo un bel paio di razioni, no? Oh, John! Ciao, straniero! Cosa? Sai cos'è un postumo, straniero? Diciamo che lo so. Bene, straniero. Ieri ho bevuto veramente troppo moonshine. Sicuramente sarà un distillato di quelli che facevano. Si è sentito su molte pellicole questo moonshine. Cioè alcol puro praticamente. Dal sapore pessimo. Ho venduto le mie scarpe e ho perso il mio banjo. Banjo è quella chitarrina, non so se la conoscete. Ok, io posso andare avanti senza scarpe, ma è impossibile vivere senza musica. Mi capisci, amico? Straniero? Onestamente no. Io penso che mi hai capito perfettamente. Mi sembra di ricordare che ho lasciato il banjo da qualche parte in questa piazza. Se lo trovi, potresti salvare la mia anima, gentile straniero. Ok, ci penserò. Se lo troviamo, glielo porteremo, certo. Perché no? Perché no? Che problema c'è? Alla fine stavo parlando di un banjo. Qui c'è il cuoco, invece. Chi diavolo sei? Fuori dalla mia cucina, va bene? Mi scusi, mi scusi, mi scusi. Giù ce n'è uno che dorme.
Ovviamente non. Ecco il banjo, ok, abbiamo preso il banjo. Portiamogli a sto banjo. Portiamoglielo. Dove sei? Ecco, te lo diamo. $3. Ah, wow. Questa era la quest. Ma quindi devo continuare per la via dello sceriffo? Praticamente per questi. Questa cosa qui. Allora. Ok. Wow, questa è una zona nuova. Non è come quella di prima. Ah, benissimo. Ok, è morto. Cazzo. Accidenti, raga. Sembra facile, sembra facilissimo questo gioco, ma vi assicuro che è. Che è veramente assurdo. Perché mi dimentico oltretutto di caricare. Cioè, il problema non è il gioco, il problema sono io. E spara! Adesso guarda, guarda come rompere un controller. Io mi pio la pistola stavolta. Che qui c'era la zona. Oh! Oddio, arrivano tutti! Ti prego! Dimmi che ce l'ho fatta. Dimmi che ce l'ho fatta. Benissimo. Presa anche questo. Ah, bello sto spawn, eh? Questo spawn non è male. Questo spawn non è male. Ok, uno l'abbiamo seccato. Da dove entrano loro? E via. Veramente. La parte è frustrante. La parte è frustrante, ve lo dico. Lui non si è accorto, lui sì. Ehi! Come siete gringhi? Amedeo gringhi! No! Naggia Teo! Ce la faremo mai. Io spero che non siano extras queste cose, queste parti. Vieni, quanti ce ne stanno? Andrebbe libero per il momento, ma capite che nel vecchio West arrivano tutti. E che cazzo, resisti. Se ce n'è uno rimasto sotto mi incazzo. Sì, preso. Wow. Mi date per favore un po' di colpi. Sto ricaricando tutto, adesso ricarico tutto, poi lo assume se ne curano. Guarda, talk to Sergio. Io ci tolcherei anche, ma non è semplicissimo, tolto più serio. Oddio, se c'è uno qua a me. Ah, Sergio è lassù. Allora, lì abbiamo visto che c'è scatolengi. Perché non lo piglia? L'ho ammazzato. Uno si è accorto però, Ok, quello non ha sentito niente, ha dormito come un somaro. Vai, ancora avanti. E siamo ritornati. Quindi andiamo a parlare con Sergio. Che non è lui. Ok, mi sono fatto qualche missioncina extra, ok, quello era solo un extra in più, no, del gioco. Okay. Cosa hai in mente? Ci dice Sergio. Ok, ho ucciso un manipolo di uomini e ho ottenuto un taglio di capelli gratis. Cosa pensi che ci sia nella mia testa? Stai parlando del barbiere Benito? Ok, lo sceriffo lo brucerà definitivamente, no, ho paura. Beh, Birdman sa badare a se stesso. Ne dubito,
Ok, mettiamolo in allerta. Resisterà fino a, insomma, diceva che il barbiere resisterà fino alla prossima consegna di pistole dello sceriffo. Cosa c'è di buono nell'allertarlo? Tu devi prendere il problema alla radice. Sì, sicuro. Tu vuoi soltanto che io irrompa dentro il laboratorio dello sceriffo? Non ti sto chiedendo di essere un eroe, solo di distrarre le guardie e il tuo lavoro è fatto. La mia gente preleverà semplicemente i loro carri vicino, intorno alla porta sul retro, e se ne uscirà con le pistole, con le armi. Beh, questo non sembra aiutare molto Benito il barbiere. Al contrario, se facciamo questo allo sceriffo, lui si dimenticherà di Benito e il suo negozio da barbiere. Va bene, gringo. Ok, gringo, fammi vedere soltanto dov'è il laboratorio. Ok, il laboratorio quindi è su, in questa direzione. Go to the workshop. Vai. Dove ce ne andiamo? Tra l'altro, qui c'è il confine, eh? Oh. Sarebbe? Abbiamo incontrato un'altra imboscata. Ecco che sarebbe. Ok, laggiù ce ne sono due, eh? Pam. Pam. Arriveranno altri 2000, penso. Questi cappelli comunque si mimetizzano in una maniera. Sfruttiamo le rocce, va. Vediamo se ci sono cappelli. No, non vedo sombrero. La pistola non è mai male. Ok, c'erano solo due. Ok, ci hanno fatto un'imboscata in due, va bene. Purtroppo, come ci hanno anticipato, riprendiamo il viaggio. Come ci hanno anticipato, sulle nostre tracce ce ne sono molti, anche se la finta morte ci avrebbe messo al sicuro. Però le imboscate, come vedete, continuano, quindi. Facciamo vedere. Questo si accorge. Infatti io odio il fucile perché. Se ci riesco. Sì, ci sono riuscito. Benissimo. Silenziosi come come la notte, veramente. Io non metterei in allerta quei due che giocano al tavolo. Continuerei qua. Ok, qui stanno tutti dormendo. C'è uno, c'è uno, c'è uno, c'è uno! Vieni, 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 vieni. Oddio. Si è fermato. Vabbè. Oh, si è accorto. Tira. Spara. Spara. Ok, abbiamo svegliati tutti praticamente. Coltello, lui dorme. Bam. Diciamo che sto revolver qua ci farebbe comodo per sparare attraverso le vetrate, no? Tipo questa, però che senso ha? Adesso come adesso? Qua giù ce ne saranno una montagna. Oddio, si è accorto. Oddio, si è accorto e si accorgeranno anche loro. Vediamo un po' se viene. Vediamo se vengono anche loro. Sì, vengono. Wow! Ce l'abbiamo scampata, eh? Ora, vabbè, già che ce l'abbiamo scampata, ci prendiamo i bugs. Ok, qui non sembra esserci altro, spero. C'abbiamo anche il cannone, eh? Attenzione! Se dentro ste latrine ci fossero tre gringhi. Volley. 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 La tentazione è forte, ma no, non allertiamo nessuno. Ok, piano, 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 piano. Coltello. Mi sa che qualcuno si è accorto, eh? Gira, bravo. Ok. Se si svegliano tutti siamo fottuti praticamente. Smaliggia tutto. Ok, ucciso. Sa nel sonno. Oh. Quello ci vede sicuro, quindi meglio non fa mossa azzardata. Alle spalle, motherfucker. Yeah. Che c'è qua giù? Perché la telecamera mi si muove così male? Adesso. Sono tutti qui! E non ci hanno visto! Mamma mia! No, 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 no. Devo trovare l'accampamento indiano. Mi piace sta cosa che la telecamera non scorre, verso il basso, perché ci siamo trovati in mezzo a loro.
Wow, ma chi so, pistola più veloce del West. Oh, c'è uno laggiù. È lui, perché non me lo fa. No, no, un sombrero nuovo. Ok. Pide irrecibiras. Pide recibiras. Non ho idea. Stica. Oh. Questo ha ucciso tutti. È lui. Ma perché non lo posso cecchinare? Ok, non è. Rilassati, mi ha mandato Sergio. Wow. Ok, ci ha dato una mano. Non ci ha puntato comunque sia il fucile addosso, eh? Dammi la mano. Ma dov'è la mia roba? Dov'è la mia? Fatemi. Questi? Questi sono di Sergio, eh? Ok, ben fatto. Wow, Sergio! Fantastico! I miei uomini lasceranno la scena velocemente. Ok, troverò qualcuno che ti porterà la Gatling Gun una volta che saremo usciti al sicuro. Quando? Ce l'avrai in meno di una settimana. Ok, portala al mio nascondiglio. Se mi dai la tua mappa, te la segnerò sulla mappa, così saprai dov'è. Io probabilmente non sarò lì, perché avrò alcuni indiani da rincorrere. Certamente. Buona giornata, sir. Sir. One. Ok, to find the village. Wow. Indian village. Ancora imboscata. Wow. Aumentano, eh? Aumentano, eh? Più si va avanti con la storia, più aumentano. Questo però è l'esercito, eh? Questo è l'esercito, lo riconosciamo dal berrettino. Bam! No, dai! Accidenta a te. Wow, bene, 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 bene. Ok. Qui c'è sopra sti binari. Ancora esercito, eh. Dai, ma come ha fatto a uccidere? Abbastanza punitivo, eh. No. Bugiardo, bugiardo di un gioco. Però mi piace molto, quindi. Allora, qui ce n'era uno. No. Preso. Ok. Torna indietro. Sarà tornato indietro? Sì. Ce n'è un altro. Preso.